Il gatto e la volpe, in collaborazione con... Mamma, bastano questi bigodini e questa congiatura emotonata. Guarda che il nostro successo è dato anche dalla tradizione. E questa la filosofia di ALS, nata dal felice connubio tra novità ed esperienza, tra originalità e saggezza. Il nuovo studio, affacciato sul mare a Francavilla, propone ogni genere di taglio, acconciatura e colore, da quelli classici a quelli più creativi. Qui puoi dedicarti anche a momenti di piacevole relax, grazie al centro estetico. Marinella e Alessandro, tradizione e innovazione, un duo perfetto per ogni stagione. Radio California presenta Il gatto e la volpe. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi, di buone fea. Il gatto e la volpe in modalità tifosi del delfino, in diretta per raccontarvi il Pescara, Marco Tontodonati e Luca Teseo. Oh, ale ale Pescara ale. Viva, viva la goliardia dei tifosi, subito. Mi sta chiamando qualcuno, ma non sono siano, posso neppure rispondere. Sembra questo il momento. Perché subito. Sì. Ovviamente ho tagliato la parte offensiva religiosa. Salutiamo, aspetta, io ancora entro in trasmissione. Ciao, sono Marco. Un attimo, ciao Luca, ciao Marco. Cioè, il gatto e la volpe, tu chi sei? Il gatto o la volpe? Ci alterniamo, vabbè, siamo entrambi. Bevo la birra in quantità industriale, mangio il maiale fino a crepare. E questo era il tifoso del Lanciano che ha avuto dei problemi che non ti dico. A non finire. Ma iniziano le cover. No, non ci credo. Allora, trovatelo su YouTube. Nonna canta coro ultra contro il kebab. Lo trovi su YouTube e c'è questa signora. Sentiamo la signora. Bevo la birra in quantità industriale, mangio il maiale fino a crepare. Fino alla fine, viva Lanciano. E poi dice: forza Gesù! Così. A urto! Oh per la miseria, caro Luca. Vabbè, dovevo aprire con questa cosa. Certo che con internet si è aperto un mondo. Ormai la gente è impazzita. Tutti impazziti. C'è qualcuno invece lo sfrutta bene, nonostante i media tradizionali. Mamma mia, ma quanti contatti ha questo signore qui? Giovanni De Palma, il figlio di Bernacca, il vero figlio di Bernacca. Ciao Marco, ciao Luca. Ciao Giovanni Bernacca. Ma anche tu bevi la birra in quantità industriale? Mi auguro di no. Guarda, io bevo l'acqua in quantità industriale, dato che sono astemio. Bussi, l'acqua di Bussi. Ma bugiardo! No, guarda, io non bevo e non fumo, non ho questi vizi, il mio unico bugiardo. Spero che tu abbia almeno quello come vizio. Sì, è il Pescara, dai, il facciamo Pescara. Così. Ho il vicio e il Pescara. Bene, entrambe vanno bene queste cose. Giovanni De Palma, allora sicuramente... uno che ride. No, ride perché il Pescara ha vinto 4-0, forse per questo. Giovanni De Palma. Ma fregate, oddio, Enzo La Vipera, anche Enzo La Vipera. Sì. Vuoi far entrare qualcun altro? No, la signora. Visto gli argomenti trattati in settimana. Ah, già, è vero. Evitiamo di dire facciamo entrare qualcun Giovanni, altro. Abbiamo avuto anche un escort in collegamento, Addirittura, l'esclusiva del gatto plan, plan, come sì. Non ci facciamo mancare nulla qui, non ci facciamo mancare sulle braille. Io non posso vivere senza cazzo, ma come mi piace molto. No, non era la escort, naturalmente. C'è una minima differenza. Sì. Lei che fine ha fatto? Sempre in Rai? Sì. Cucina. Io non la guardo mai. Mattina. Okay. Allora, bene. Proviamo a parlare. Allora, sicuramente felice per il risultato del Pescara della scorsa settimana, però dobbiamo parlare del futuro. O prima vogliamo parlare del tempo? Parliamo del Pescara o del tempo? Giovanni, ho molti amici che andranno a Crotone. Come dovranno? Anche perché noi qui siamo con l'infradito. Ecco, ormai quindi io costume. Penso che sia
Guarda, possono andare tranquillamente a maniche corte, anche la manica corta, perché c'è un'area di alta pressione di matrice nordafricana che ha ormai raggiunto gran parte delle nostre regioni centro-meridionali, e anche ovviamente a Crotone farà piuttosto caldo, quindi sarà un clima, diciamo, quasi estivo, diciamo così, quasi estivo, perché... Perché questa alta pressione comunque continuerà. Tutti i balneatori sono contenti di questo. Per la felicità di Luca, no? Che quando ne aveva bisogno del sole. Vedi? Luca, che cosa vogliamo fare? Ce lo apri un locale invernale, no? Apri un locale invernale. Lo sto facendo di spiaggia. Non lo stai facendo al chiuso. Non lo farò mai più. Mamma mia, mamma mia. Insomma, dai, questo bel tempo ci accompagnerà anche nei primi giorni della prossima settimana, quindi va bene così. Ma quindi anche qui in Abruzzo, Giovanni, anche qui in Abruzzo la situazione? Anche qui in Abruzzo, clima, diciamo, decisamente mite, gradevole, anzi persino caldo sulle zone collinari. Possiamo andare al mare? L'unica insidia, tra virgolette, sarebbe un'ipotetica possibilità di nebbia lungo la fascia costiera, altrimenti siamo sempre in ottobre. Può succedere. No, la nebbia è scattata, Milano. Sai che a me fa piacere perché è l'inno del Milan. Questo è un inno. A proposito, però, oggi vorrei parlare anche con qualche juventino, così, giusto per proseguire la polemica. Ma tu non sei juventino, no, Luca? Ma che si sbaglia? Tu sei solo pescarese. Per me sono solo pescara. Anzi, anche per hai detto, juventino? Sì. In questo mondo di guarda, ti posso dire una cosa, per me esiste solo il pescare, esiste il bravissimo. Non c'entra, anzi, mi meraviglio che ci sta gente che ancora a parlare di sta partita, siamo a venerdì ancora a parlare di sta partita. Come tecnico, le interrogazioni parlamentari, ma per favore, nulla di meglio. Guarda, io ho visto, c'è un'icona, un'immagine che dice appunto cosa fa preoccupare gli italiani, non la manovra magari di Renzi, non il terrorismo, ma il terrorismo inteso il classico terrorista che viene a bucare il pallone qui in Italia. Allora lì ci preoccuperemo, insomma, per far capire che siamo arrivati a questo livello che Giovanni, effettivamente lasciamo stare quello, parliamo del Pescara, è l'arbitro Rocchi. Vedi, parte in automatico, come dici Rocchi. Mamma mia. No, Enrico. Occhio, non Enrico, stiamo parlando dell'arbitro Rocchi, non del nostro Enrico. Aspetta. Enrico, non ce l'avevamo con te, Enrico. Aspetta. Cosa devo aspettare, Enrico? È inutile che tu mi ripeti sempre questa cosa. Dai, siamo pronti, ci abbiamo tutto. Abbiamo una cabina solo per noi. Crotone, che facciamo? Ecco, sì, il tuo pronostico. Io non faccio pronostico. Dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto sabato, e quindi penso che comunque ci siamo sbloccati sotto dal punto di vista psicologico. Quella vittoria è stata importante, anzi, secondo me è lì che vedo l'utilità di quella vittoria, è per il morale, perché questa squadra ormai già si vedeva, già con Lentella giocava molto impaurita nel primo tempo, non c'era una manovra, non c'era un movimento, proprio per il timore di sbagliare. Adesso secondo me ci siamo scrollati di dosso questa paura, sappiamo comunque quanto vale questa squadra, e ora è giunto il momento di dimostrarlo anche su campi difficili come quello di Crotone. Io credo che comunque, insomma, il Pescara farà la sua buona partita, di questo sono molto fiducioso. Dai. La sua fortuna, se non credi più a niente, ti va bene così. Buona fortuna, sì. Anche buona domenica, potremmo dire. Buona domenica. Esatto. Giovanni, noi ti ringraziamo nel frattempo. Grazie a voi. Grazie a te. Concludo dicendo forza Pescara come sempre. Sempre. Una cosa, qualche volta chiamiamolo dal vivo che fa una puntata con noi. Vieni con noi una volta, hai ragione. Ti invitiamo, molto hai ragione. Ogni queste volte vi farò compagnia, va benissimo. Bene. Accetto l'invito. Ciao Giovanni. Grazie. Ciao. Hai capito dove sta lì? Adesso lo vedi? Scusa, l'ultimo, addirittura 29 secondi di intro. E cosa hai messo? Un instrumento. No. Instrumental. Come si dice? No. Non mi prendere in giro.
faccio, in serio? Io proprio. Scusa, a 12, 11 secondi, sì, vabbè, ecco, 9, sì. Vabbè, ti faccio il countdown. No, questa è una cosa che abbiamo fatto così, live. Ma lo vedono! Adesso lo vedo, è vero. Ciao, a dopo. Ciao. Schierarsi a favore della legge, ma è legale questa cosa? Qui da noi non serve lavoro, il risaputo, non serve lavoro, che se uno sa firmare due assegni a vuoto di fame non muore. Mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri bisognosi. Una beata minchia! Evviva la sincerità! Bevo la birra in quantità industriale, mangio vecchia, il maiale fino a crepare. No. La nonnina di Lanciano! Oggi è così, per la miseria. Tra l'altro, Carlo, al telefono c'è un amico. Chi che abbiamo? È allegro e goliardi. Va bene, sì, okay, goliardico. Come noi, che è Francesco. Di Francesco. Ciao, Francesco. Saluti a tutti. Hai finito a fare prendilo la spesa? Albanese. Hai finito mi a fare fa la morire. Spesa? Assolutamente. Hai finito a fare la spesa? Soprattutto quando lo vuole mettere in quel posto. Grande Albanese. Ne abbiamo un altro, eh? Pupino, hai capito? No, perfetto. L'ultimo film l'ho visto 7-8 volte su Sky. Guarda, c'è un file, ecco. Pupino, hai capito? No, perfetto. Pino è l'elettore medio. Se Pino non ha capito niente, non capirà niente nessuno. Ridiamo per, sì, non piangere. Per non piangere, caro Francesco. Oh, questa frase su Pino va benissimo quando si parla di calcio. E certo, è certo. È vero. Francesco. Sembra che tutti lo capiscono. Te lo dico, sembra un casino. Comunque, andiamo avanti. Allora, parliamo, diciamo, un po' del passato e un po' del futuro. Allora, ti sarai divertito, ma poi divertito neppure più di tanto, insomma, con questo 4-0 del Pescara, e sarai preoccupato per la partita di Crotone o no? Per la preoccupazione della partita di Crotone, sì, ma credo che siano preoccupati tutti. Per il 4-0 felicissimo per il risultato. Purtroppo non ho potuto vedere la partita venerdì, sabato e domenica, ero fuori per altri motivi e quindi tanto non ho visto nemmeno il termo, meno male che ho visto perdere, altrimenti però insomma ho visto gli highlights, ho letto, ho parlato, appunto dici che questo primo tempo giocato male, comunque verrebbe da dire magari se Pescara giocasse male anche a Crotone riuscisse a prendere i tre punti, visto che si guida bene o male, aveva dato grossi segnali di saper giocare abbastanza
bene, anche se non con continuità nei 90 minuti, e aveva solo 3 punti, quindi... Quindi questa è la filosofia, diciamo, attuale. Dobbiamo però accontentarci intanto del risultato. Lo seguo sul replay insieme a Enrico Rocchi. Francesco ci ha azzeccato su tutta la linea finora. Sì, sì, assolutamente sì. Adesso è un veggente oppure mastica calcio. Ma lui mastica calcio da sempre, sempre. No, detto. Calcio. Cerco di pensare e di contare almeno fino a 5, non dico fino a 10, prima di parlare, e c'ho sempre il dubbio di non di sbagliare, perché si può sbagliarci, ma dire, di dire le fesserie, e quindi mi impegno a non dirne tante. E poi, se ne dicono tante. Dall'altra qui, parte, chi capisce, capisce, chi no, chi se ne frega. Qui ci vorrebbe albanese, eccolo là, meglio che non lo dico. Che se lo dice albanese va bene, se lo dico io, ma meglio qualche querela. Senti, quando finirà? Perché ieri sera stavo, l'altra sera stavo seguendo. Virtus tu sta... devi sapere, sì, dimmi. Tu devi sapere, io ti interrompo. Prego. Devi sapere che tra me e la tecnologia c'è lo stesso rapporto che ci può essere tra l'acqua e il fuoco. Quindi io ho un cellulare che funziona, ma che devo, e quindi che però adesso si sente un po' piano. Arriva la voce, quindi o parlate più forte. Parliamo forte. O io, parliamo forte. Che vi dico? No, dicevo, quando finirà, perché seguivo Virtus Style su TV6, ce n'è anche Cuore Rosso Nero su Rete 8 Sport. Per par condicio, bravo, anche Rete 8, certo. Perché è la mia televisione, TV6 la saluto, però Rete 8. Io Rete 8. Sono super partner come la Svizzera. E dicevo, si continua a giocare su questa cosa, e Baroni e Lanciano. E a Lanciano e mo se me chiù forte e iacri come finirà questa cosa prima o poi, o ce la portiamo tutto il campionato, tutto il campionato, no, non finirà mai, non finirà questa mai, è una cosa che andrà avanti tutto il campionato. Sono più bravo io, no? Sono più bravo io. Baroni l'anno scorso a Lanciano ha fatto bene, però poi chi è che dicevo ultimamente che gli ultimi mesi di campionato non è che poi riuscì a brillare e ottenere gli stessi risultati della prima parte? Di colpo ci furono polemiche, ci dobbiamo preoccupare, perché cominciò, decise che una partita la giocava Giovanni, la partita dopo Pasquale, la partita dopo Andrea, la partita dopo Nicola, e chi con Gattiveri dice, intanto si scordava che ci stava pure Giovanni, che era 4 partite che non giocava. Insomma, e purtroppo il calcio è questo, il campanile è anche questo. No, ma fin quando è goliardico va bene, va bene, sì. Con simpatia andiamo avanti. Sei d'accordo con la mia tesi? Cioè Baroni ha lanciato, anche se esordiente, ha trovato comunque un'ossatura, un gruppo che Luca Leone gli ha puntellato, come l'ha puntellato quest'anno ottimamente finora ad Aversa. Mentre a Pescara Baroni sta costruendo da capo la cosa, quindi le difficoltà di Pescara non sono paragonabili a quelle di Lanciano. No, che non sono paragonabili. Qui la squadra è stata rifatta completamente, ma basta pensare che l'ultimo giorno di mercato, l'ultimo giorno di gennaio, sono quindi l'ultimo giorno di mercato, sì. Sono arrivati quindi di agosto, anzi il primo settembre, 4 sono arrivati 5 giocatori, quindi no, io qualche dubbio, Baroni me l'ha messo, ma devo essere altrettanto corretto nel dire che insomma non è facile gestire questa situazione, non è facile dare un'identità, usando un termine che piace a tanti, alla squadra, insomma. Hai ragione. Fermo restando che non dobbiamo dimenticare, ora, al di là dei 6 punti, al di là della vittoria giocando male col Crotone, al di là della partita domenica scorsa, al di là con l'Entella. Al di là delle prossime 2 trasferte, al di là di tutto, il Pescara per molti momenti delle varie partite ha dimostrato in campo di saperci stare e di giocare bene, quindi fiducia, il titolo è fiducia. Ci deve essere ottimista Galbani, ecco. Sì, però la fiducia è una cosa seria. Ma attenzione a Crotone, perché è partito col passo falso, ma lì c'è un bravissimo tecnico e un manipolo di giovani che sta plasmando anche quest'anno, le avvisaglie sono queste. No, è una partita molto difficile. Poi mancano anche tanti giocatori a Pescara. È una trasferta delicatissima. Io comunque dico che tra Crotone
e Vicenza il Pescara prende 4 punti. Ah, si è sbilanciato. Se voglio, volete prendere i 3 punti, che a me non me ne frega niente. Abbiamo registrato, abbiamo registrato tutto, certo, fra due settimane vedremo. Se dopo ne arrivano 6, meglio, no? Hai detto niente. Sto parlando qui su una piazza, è passata una signora, mentre dicevo hai detto niente, io mi sono mosso come uno che gongole. Ma guardate, secondo me ha detto quello è scemo, parla anche e balla. Se ne arriva anche uno, cioè abbiamo un file. Poi dopo lo spiritosca ti spezzo tutte e due le pupille io, grande o bene, bene, bene. Francesco, prima o poi ti vogliamo qui in studio, come esatto, sì, tutti quelli che stiamo invitando proprio dal vivo, ti vogliamo toccare. Sì, pure in Luca ti vuole toccare, Francesco, Luca ti vuole toccare. Dopo sotto troviamo non la Celere, la Neuro. Poi voglio vedere che gli diciamo, ma noi stiamo scherzando, sì. Grazie. Ciao Francesco. Ma che parliamo insieme? Ciao Francesco, grazie. Ciao. Un abbraccio, un saluto a tutti. Ciao. Siamo il gatto e la volpe, adesso facciamo anche i cori. Parliamo, diciamo le stesse cose. Ma io, abbiamo detto una cosa cose. Proprio all'unisono. E non ti stavo neppure guardando, stavo guardando questa webcam. Ah, maledetta. Guarda di qua perché ti conviene per fare l'introduzione. Ah, sì, se c'è l'intro, ma che bella questa cosa. Facciamo l'introduzione. Siete sempre sintonizzati sul come una volta. Una vent'anni. Sulle frequenze di Radio California. Mi vuoi avvisare? No. Io faccio la voce bianca. Ti volevo ricordare, sai che io cantavo webcam. Ma lo sai? Ah già, è vero, dimenticavo. Io cantavo pure al io coro, alla chiesa. Quale chiesa? Con gli scout Pescara. No, io il coro di San Cetteo. Il coro della cattedrale. Io ho fatto i dischi. Bravo, esatto. Enzo, io ho fatto i dischi. Tu lo sai che ha giusto. Tu lo sai che invece quello del Pescara, il coro è quello il coro di Sant'Andrea, il coro Luciano Brancone. Al tempo c'era, cioè, Luciano, il grande Luciano, certo, grandissimo, certo. Lavorava a TVQ al tempo, sì, anche collaboratore, grande, ha fatto tante cose, sì. Ci stava la rivalità tra i cori. C'era anche il coro delle nove, che credo ci sia ancora o no? Non lo so. Però c'erano questi tre. Noi preferiamo questo di coro comunque.
E lo preferisce anche Gianfranco Semproni. Ciao Gianfranco. È chiaro che lo preferisco. Ammazza che voce. Che si possa ascoltare. Ammazza che voce oggi. Cos'hai fatto? La curva, bellissima, voce, curva nord. Bellissima. Certo. Ma c'hai la voce sexy oggi, Gianfranco. Hai la voce molto sexy. Che mi stai a fare? Ci stai a provare? Tu ci stai a provare con me. Tu no, ci stai, no, solo la voce, no. Solo la voce, almeno concedetemi quella, lasciatemi la voce, concedetemi. Comunque quello è un bellissimo coro, un coro che non si può mai dimenticare fino alla morte. Certo, me lo porterò dentro, perché ogni volta che lo sento mi ricordo i miei 54 anni di riposo del Pescara, perché non si possono. E ce ne abbiamo un altro, ce ne abbiamo un altro. Sì. E per sempre così resterà. Anche questo, Guarda, una volta avevo in mente Luca. Tu lo potresti fare. Una volta avevo in mente di fare una raccolta. CD. Una raccolta di tutte le diciamo così, i cori della curva nord. Però lo faccio, no, Gianfranco, io che rispetto tantissimo ogni posizione, soprattutto quelle di ultras e non ultras, eccetera, io credo che loro preferiscano che rimangano così in giro, sparsi, eccetera, che non si faccia un prodotto commerciale. Credo interpretare proprio no, loro. Non per cielo, ho sbagliato termine. Che non vada in giro così, ok. Se ti trovi col telefonino, i fine ripresa, una cosa deve rimanere così. È vero. Uno come me che ne sa usare il telefonino, solo ci telefona e ci risponde. Allora ti darò su un CD a te tutti i cori che abbiamo qui. Questo te lo prometto. Allora fallo personale, vedi? È una cosa personale, capito? Ce l'ho in macchina, ogni tanto me lo caccio e me lo sento per 4 minuti. Ogni tanto lo tiri fuori, ho capito. Bravo Gianfranco. Sì. Fai attenzione alla polizia. No, senti, Gianfranco, questo siccome abbiamo intervistato una escort 2 giorni fa, a Tontononati gli armasse in mente la cosa, quindi ormai. Mi sa pensate sta cosa, insomma. Un'esclusiva del Gatto e la Volpe, ormai. Intervistiamo tutti. Parlando delle pescate, di cose che ci fanno godere, vedi? Certo. Abbiamo goduto abbastanza con questi 4 gol che però non devono farci tutto questo godimento. Non devono farci pensare. Comunque la settimana scorsa, cioè lunedì, insomma, quando ho detto che avrebbe vinto, mi ero espresso in una maniera giusta, mi sembra, no? Ci hai preso alla stragrande, bro. solo che il dramma io l'ho definita una partita shock, una partita spoetizzante, cioè non ci ho capito niente. Facevamo i gol, sembrava che stessimo giocando da soli, una squadra che quasi quasi non esisteva. È una vittoria che era importantissima per il tifoso come me, che guarda solamente la vittoria. A me del gioco non me ne frega niente, io guardo solamente la vittoria. Io l'ho detto nel post partito, ho detto voglio uscire, come dice Semproni, dallo stadio ospite con la gente che mi dice ladri. Mi devono dire che sei un ladro, non me ne frega. Ti devono trattare da juventino, insomma, ti devono trattare da juventino. No, da juventino lasciamo perdere. quelli non sono ladri, quelli sono ladroni, oltre. Fanno proprio schifo, guarda, non è là, no, perché anche là ci stanno delle differenze, c'è ladro e ladro, capisci? Certo. Non sono cose semplici, perché li vuoi dire, sono tutti particolari. Bellissima partita della Juventus, a me è piaciuta quella della Juventus. Insomma, quelle sono partite che tu vedi, sono vere, reali, no? Che si picchiano. Una grande Roma che quest'anno Roma, vince il campionato, che abbia perso con la Juventus non vuol dire niente, perché devono tornare a Roma e là non ce ne sarà per nessuno. Io dico che vince la Roma quest'anno il campionato, come ho detto che per 3 anni di fila, il terzo anno, 3 anni fa dissi che per 3 anni avrebbe vinto la Juve lo scudetto di fila, e ci sono registrazioni, Mangini e testimone. L'hai detto per primo quando la Juventus chiuse un campionato al 7° posto, tu hai detto l'anno prossimo. Sapevo chi era l'allenatore, vincerà per 3 anni di fila lo scudetto, e così è stato.
La Roma vede una grandissima squadra con un grande cuore, un grande gioco, è andata così, c'è stato un arbitro un po' troppo distratto purtroppo, è una partita così bella e rovinata da alcune decisioni. Comunque i rigori c'erano, i gol erano, sono stati tutti stupendi. Massimo. Sta botta al volo di Bonucci, anche quella ci sta, perché però sulla traiettoria c'era una persona in fuorigioco che dava fastidio al portiere. Sicuramente. Non è stato visto e ciccia, purtroppo il calcio è fatto anche di episodi positivi e negativi. Ho detto a Francesco Di Francesco prima di te, ho detto attenzione, non sottovalutate come fanno molti questo Crotone, non è il Crotone dell'anno scorso, un'altra cosa. Drago, che è un grande stratega, sta manipolando quest'altro gruppo interessante di ragazzini in modo perfetto, cioè si inizia a vedere un Crotone che ho visto ma l'ho visto a Livorno, basta guardare l'ho visto a Livorno durante la trasmissione, facevamo la trasmissione, c'era questo Livorno Crotone che era molto interessante, la vediamo proprio perché poi era il prossimo avversario del Pescara. Allora, messa da parte quella partita shock, e quindi il Pescara non ha fatto niente, ha vinto e meno male, però non ha convinto, certo. Assolutamente. Barone si è riempito la bocca eccetera eccetera, sono problemi suoi, vi scorrete. Se il Pescara non vincerà, vincere, non pareggiare, attenzione, vincere sia a Crotone che a Vicenza, ma non perché sono due rispettabilissime squadre, ma deve vincere, perché se noi, hanno detto i mass media e tutto eccetera eccetera, che noi saremmo la squadra che per gli uomini presi dalla società e via scorrendo siamo da primi in classifica, e dimostrassero questo fatto qua, esatto. Perché domenica, sabato scorso non hanno dimostrato niente. Sì, infatti. E al signor Maniera, inutile che esulta per quei gol, quelle cappelle che fa, è stato bello solamente il secondo, quello su azione, insomma, sulla cappella come ha dilato indietro la palla, scambio veloce, Bjarnason. Quello è stato un bellissimo gol, gli altri due. Però Gianfranco, tu che mastichi calcio, quando uno come Bjarnason al volo senza vedere ridà quella palla, vuol dire che hanno iniziato a capire i movimenti e dove sta l'attaccante, quindi inizia a esserci un certo feeling. Era ora. Però Luca, attenzione, il Pescara in quella partita non correva, gli altri camminavano, noi non correvamo. Attenzione, ricorda la partita del primo tempo, era scioccante, una squadra morta, poi sono andati in 10, va bene. Non correvamo, adesso andiamo ad affrontare un'altra squadra, perché io ho visto l'Entella contro il Bologna, fece un partitone, gli regalarono un rigore grosso con una casa e aveva vinto, ma io rimasi impressionato da questa società nuova che ha il presidente più ricco d'Italia della Serie B, che può fare sfragelli quando si mette a comprare la gente. Io se fossi il presidente, sabato sera li mettevo dentro il vagone del treno e li rimandavo a Chiavari, capito? Tutti quanti, dice, gli pagavano. Ma si è espresso, contro prima ha detto non possiamo prendere queste imbarcate. Così ha detto. Ma che scherzo, scherzando? Quella pagata ha pagato l'ira di Dio. Sanzovini irriconoscibile, lascia perdere. Comunque, a me non mi interessa, mi interessavano i tre punti per darci un minimo di tranquillità. Perché questi giocatori, sai, sono purtroppo troppo stressati, sono stanchi, bisogna stargli vicini, capito? Bisogna accarezzarli, perché il calcio non ti fa del male, eccetera, eccetera, capito? Ti chiedessero un cazzotto in pronto, sta che se la cocci, allora una corradetta, una palla e manco ce la fanno, quindi pertanto, e lasciamo perdere. Queste due squadre che andremo ad affrontare, ci vorrà un grande piglio, un grande cuore. Sì. Quindi pertanto, se non raggiungeranno i sei punti, non hanno fatto niente e ritorneranno un'altra volta, capito, in grande crisi, anzi una crisi maggiore, perché poi incominceranno le partite dopo si allunga
No, dopo ci stanno le partite più dure, partite dove ci sta gente che punta proprio ad andare in Serie A. Capisci? Queste sono due di squadre abbordabilissime. Asse perdi che ci sta quello che tenavamo l'anno scorso, non incontra una cosa. Ragusa, sì, Ragusa. Vabbè, però la ricetta, come vabbè, dice Ragusa, Gianfranco, è una sola, Marco. Ida Cor. Ida Cor, perché Luca, vedi, quando un giocatore, la società lo riporterebbe qua, però lui non ci vuol venire. A me è come se tu mi tradisci, capisci? Vuoi sapere cosa, cosa ha detto? Ma no, non me ne frega niente di quello che ha detto. Guarda, gli rimane per la faccia sua, non me ne frega niente. Io non lo voglio più vedere indossando la maglia bianca azzurra. E possibilmente noi ogni volta che lo incontriamo fargli del male calcisticamente, certo, parlando. Certo, sempre calcisticamente. Questo io penso, io non posso vedere più neanche Zeman, eccetera, eccetera. Chi tradisce questa città, questa fede, questa maglia, non merita rispetto per me. Io la vedo così da tifoso, io parlo da tifoso. Concordo, bene, cosa. Quindi pensando, speriamo bene con queste due partite che sono molto 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 importanti. Anche 4 punti, la vediamo in diretta. La partita con il Vicenza la vediamo in diretta il venerdì, tra parentesi. Probabile che verrò quel venerdì, Gianfranco, purtroppo. Ah, perché domani no. Perché? Perché sono alle prese per riaprire un locale con una montagna di burocrazia. O per la miseria. Che è una cosa che non ti dico. No, ma c'è un mare di problemi. Cosa mi dici? Ti dico una cosa. Questa burocrazia, la burocrazia che è una signora o un uomo? Tu sarai una signora, è una signora, è una grande signora. È una mostro. grande trombona. No, perché di fatto lo Stato in Italia, adesso faccio io il sempre della situazione, ti vorrebbe dire apri e fai qualcosa. Poi ti scontri con una serie di documenti incredibili che si intrecciano fra di loro, quindi di fatto lo Stato ti dice: state fermi, infani. Che ti conviene, quindi siamo tutti più tranquilli. No, quindi invece non devi mollare. Non molla. Il tutto a muso duro, mi raccomando. E quindi col Vicenza, no, stinga qua a fare la radio cronaca. Quindi ho capito, quindi loro non questa settimana, non ti aspetto venerdì, ma il prossimo venerdì. Fra due venerdì allora. Perché quando tra uno. No, se gioca il Vicenza, se gioca la partita, io devo stare in studio, Enrico farà radio cronaca, capito? Volete scambiarvi quindi anche facciamo passare due settimane, qualche bacino, volete scambiarvi qualche bacino? Chiedo scusa. Non per qualcosa, ma non vorrei, guardi che tra due domeniche, allora questo ci sta Lanciano, la prossima partita ci sta, no, giochiamo con il Vicenza, la fanno vedere di venerdì. Sì, ma la prossima e quindi è impegnato Luca, perché è impegnato con la radio cronaca qui. Ecco perché non viene. Non questa, neppure l'altra. E l'altra ancora. Mi state perdendo un attimo. Magari in privato, prossima volta, altrimenti vi faccio fare testa a testa a tutti e due. Cerchiamo di non annoiare i radioascoltatori. Voleva approfittare per non disturbarti di nuovo. Ma che scherzi, speriamo che facciano risultato. Comunque, ieri sono andato a vedere anche un pochettino di allenamento. Ma ho grandi perplessità, guarda, non vedo, ne le vedo, accorre, guarda. Vanno sempre piano. Noi purtroppo invece dobbiamo correre, Gianfranco. Parla una prega, a mezzo Lucambo parla. Che cazzo, ma chi ci sta da parlare? Mi sono capito, mannaggia puttana, che cazzo di pirla, non riesco, guarda, mi rimane difficile parlare, di che cosa? Da fare il cross, il laterale vangatuna, e da spingi come un matto, non lo so, non ne capisco. Grazie Gianfranco, ti dobbiamo salutare. Andate via la voce. Ti dobbiamo salutare, Gianfranco. Grazie. Un abbraccio. Ciao, grazie a voi. Un abbraccio. Grazie a voi. Ciao, cari. Uno di noi. Gianfranco Sempronio. Andate via la voce per un attimo. Questa è l'ultima canzone che ascoltiamo qui su Radio California. Marco Totonati e Luca Tesio. Modula sulle frequenze, potete chiamarci facendo il prefisso teleselettivo. Il teleselettivo, naturalmente. Musica.
Ti vedo bene, ti vedo bene. Fammi vedere come fai con la mano. You spin me. Ti vedo molto bene. Fanno i remix in rete. Sì, sentiamo, sì. Sentiamo. La birra è qualità industriale. Mangia il maiale. Mamma mia. Fantastico, fantastico. Olio, caro Luca, siamo arrivati a termine anche questa settimana. Questo signore lo invitiamo prima o poi. Assolutamente. Perché adesso con la sono venuti a prendere. No, non noi, sono venuti a prendere il signore. No, Colella fa di cognome perché tra l'altro sta subendo un'ingiustizia, dobbiamo dire. Vabbè, allora, prendete tutto con lo so, con però filosofia. Sai, vabbè, quello è un argomento un po' particolare, ho capito, non per colpa nostra, No, dovremmo dall'altra parte incazzarci anche sono noi. Sono piuttosto fondamentalisti. Dovremmo incazzarci anche noi per le immagini della Madonna, No, certo. Quindi calma. E sangue freddo, Luca. E comunque mangio il maiale, bevo la birra in qualità industriale o non proprio, però mangio il maiale fino a crepare, sono d'accordo. Anche perché è buono, quindi non ho capito. Ognuno mangia quello che vuole. Quando è che si ammazza adesso ultimamente? Sì, credo che sia questo il periodo. Questo ciff e ciaff. Buonissimo. La sanguinaccia, il dolcetti, le cose. Il gatto e la volpe, vedi? Il gatto e la volpe invece sono due animali che non si ammazzano. No. Non si va. No, oddio. Non potete farci siccome nulla. Siamo a tutelati. Siccome dobbiamo andare a Vicenza, là, ragazzi. È vero. Vabbè, sei tu il gatto. No, oggi io non ho problemi. C'è il quadro completo delle partite? No, è tardi, è tardissimo. Non facciamo in tempo, dobbiamo salutare. L'appuntamento è per domani, sempre alla stessa ora, sempre con il gatto e la volpe. La puntata. No, adesso non fare. Comunque seguiteci su YouTube perché. Certo. Ce n'è una. Beh, no, abbiamo la puntata di lunedì con Bocca di Rosa. Eh sì, Samantha, una escort professionista. Da seguire come tutti gli appuntamenti del Gatto e la Volpe, questo nuovo programma quotidiano di Radio California. Il venerdì parliamo del Pescara, certo. Anche il sabato mattina. È proprio tutto, io ti auguro un buon saluta weekend. Saluta Buzzelli. No, salutiamo Simone Buzzelli che ci dà una mano qui. In ma studio. Se vieni qua, fatti vedere, vieni a dire ciao. Adesso l'abbiamo fatto, se no non possiamo chiudere. No, devi passare un attimo, Simone, fatti vedere. Fatti vedere. Ecco ciao qua, Simone, grazie per la collaborazione. Allora salutiamo anche Daniela Burgassi, la dottoressa Burgassi, sì. Che è in redazione, però per la parte seria, diciamo, non per questa del Pescara. Qui purtroppo creiamo noi. Va bene. Forza Pescara! Va bene, sempre. Ciao, ciao Luca. Ciao Marco, ciao. Sono le 18:15.